carissimi della musica e del mio canale, oggi facciamo una piccola pausa per quanto riguarda il nostro viaggio che stiamo facendo insieme nel mondo del metal con le uscite della De Agostini. Quindi, per chi mi sta seguendo, intanto vi ringrazio perché siete stati in tantissimi a commentare e a supportarmi. Quindi, vi ringrazio per questo. E per i nuovi, dico che il canale si chiama Movies, Music and Books. Quindi, ci occupiamo di musica, di cinema e di libri. Il canale è ben diviso, quindi ogni sezione ha la sua playlist dedicata, quindi non vi perderete all'interno delle informazioni che vogliamo dare. Dunque, oggi ho voluto fare una pausa per quanto riguarda i vinili, il viaggio nel metal, perché come ho preannunciato sul post che ho fatto sulla community, infatti vi invito sempre a guardare e a consultare la community perché lì posso mettere dei post e posso anticipare gli argomenti che andrò a trattare successivamente. Stessa cosa faccio anche sui miei canali social come Facebook e Instagram, quindi se volete potete seguirmi anche lì, così possiamo condividere le nostre passioni, in questo caso la musica. Dunque, il disco che voglio prendere in considerazione oggi, quindi ci tenevo a parlare di questo disco, è nello specifico l'Arca di Noè di Franco Battiato, anzi Battiato l'Arca di Noè, perché sulla copertina c'è scritto solo questo. Con una serie di animali, appunto, che caratterizzano la visione dell'arca che ci dovrà salvare da questo mondo. E poi lo andremo a vedere comunque meglio inquadrato da sopra, come sempre, nello specifico il vinile. Questo è il retro. Dunque, un disco che esce nel 1982, dopo il grandissimo successo da parte di Battiato con il disco precedente, ovvero La voce del padrone, che uscì nell'81, ritorna in studio nell'82 e questa volta decide di discostarsi leggermente dalle atmosfere che avevano caratterizzato il precedente lavoro, pur mantenendo però le sonorità già presenti del suo stile, insomma. Ho questo vinile in versione prima stampa, infatti colgo l'occasione anche poi per dirvi che vorrò fare delle puntate insieme a voi per confrontarci su come riconoscere un disco con il numero di serie, eccetera, su vari siti dove si possono controllare i numeri e vedere di che stampa stiamo parlando. In questo caso ho controllato e questa è una prima stampa, quindi sono contentissimo di averla tra le mani e di ascoltarla. Ascoltare questo disco è fare un viaggio. In effetti, come dicevo prima, appunto, chi mi segue su Facebook avrà visto sicuramente la mia recensione su questo disco, che vi vado a riassumere in breve. Dunque, il riassunto appunto di quello che ho scritto è questo. Intanto questo disco è poesia. La poesia che cos'è? La poesia in fondo che cos'è? Battiato in questo caso compone poesia, come nella maggior parte della sua carriera. Lui è un artista a 360 gradi, non fu soltanto un cantante, un compositore, ma anche dipingeva e faceva tante altre cose, perché io penso che chi ha l'arte dentro la deve far venire fuori in qualche modo. Il maestro Battiato compone poesia, viaggiatore del deserto, viaggiatore della mente. Con queste sonorità ti porta via tra i commercianti pudici che vendevano sentieri di montagna. Immagine bellissima. Quindi la poesia è evocare immagini nello spettatore, nell'ascoltatore, nel lettore, per evitare i doganieri. Commercianti pudici che vendevano sentieri di montagna per evitare i doganieri. Bellissimo. Quindi la poesia non è altro che l'evocazione delle immagini tramite le parole. E questo disco è pieno di fotografie meravigliose. Ogni volta che ascolti una frase, vedi un'immagine. Immagine che soltanto un animo nobile, come in questo caso quello del maestro Battiato, ci può regalare. Come clamori, i clamori nel mondo moribondo, pensiero futuristico passeggiando tra le particelle degli atomi. Il mondo è piccolo, il mondo è grande. Un artista che, come sempre succede, ovviamente, come nella maggior parte dei casi,
Era troppo avanti, secondo me, per l'epoca in cui ha urlato al mondo la sua arte. Infatti, quando uscì questo disco, fu criticato anche a livello politico, soprattutto su Radio Varsavia e sull'Esodo, perché alcuni giornalisti lo hanno additato come un simpatizzante di idee di destra, ma lui smentì tutto e dichiarò con tutta franchezza: "Non capisco cosa ci trovano nelle mie canzoni che si possa avvicinare alla loro ideologia, cioè quella di destra, che è esattamente all'opposto di ciò che dico." All'opposto, quindi sottolineato per bene. Beh, purtroppo ci deve sempre essere qualcuno che mette il becco e dice cose insensate ogni volta, soprattutto quando si parla di grandi artisti. Un album bellissimo che tocca vaste tematiche, dal silenzio delle sparatorie alle bende di lenzuola. In ogni caso si rivolge al male degli uomini e alla sofferenza degli artisti, prima che la terza rivoluzione industriale provochi l'ultima grande esplosione nucleare. Prepariamoci appunto al grande esodo. Girando il lato del vinile ci si trova inesorabilmente a fare scalo a Grado la domenica di Pasqua. Le riflessioni sulle religioni in attesa di redenzione sono palesi. Siamo sempre in attesa di redimerci per i nostri peccati dopo averli commessi, però. Ogni verso di questo disco è un canto che ci illumina di intenso, come il suo stile che è vecchio, come la casa di Tiziano, a pieve di cadore. Mostriamo la lingua al prete che ci porge la risolutiva ostia. È bellissimo sapere che dalla torre poi butteremo tutti gli artisti, registi, pittori, perché le trombe del giudizio stanno per suonare e si salveranno solo coloro che non sanno fare niente. Attenzione. Questa è una provocazione bella e buona fatta negli anni Ottanta, ma se la contestualizziamo nell'epoca odierna, ci calza a pennello, basta accendere la TV e vedere cosa ci propone tutto quel trash, mentre dalla torre purtroppo i buoni forse sono caduti. È lo specchio delle brame dei tempi moderni, appunto, caro maestro, scrivevo io nella mia recensione, una sorta di lettera a lui. Libera la tua immaginazione temporale, mandala al potere del tuo organo sessuale. Un visionario processo di elaborazione mentale, come le pareti del cervello dell'uomo che non hanno più finestre. Siamo chiusi da un sipario. Ed infine chiudo con l'ultimo brano, perché essendo io un amante dei tempi ritmici, ascoltando anche dell'ottimo prog, quindi progressive, tra tempi dispari, eccetera. Infatti non sono un batterista, però adoro la batteria. Infatti l'altra volta parlavo di Dave Lombardo per il metal, o Neil Peart, ma ce ne sono tantissimi che mi piacciono. Poi, entrando nello specifico del mondo progressive, ce ne sono tantissimi che utilizzano queste variazioni di tempo, quindi queste cose mi affascinano molto. E l'ultimo brano, appunto, che chiude questo album, è una ballata al suono di Cavigliere del Katakali, che puoi quasi sentirle alle caviglie di queste donne del deserto, di chi si addorma, di tempi e luoghi lontani. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. Le coppie di anziani che ballano al ritmo di 7 ottavi, ecco appunto, e lì il brano va a 7 ottavi. Poi le stesse coppie di anziani che danzeranno vecchi valzer viennesi al ritmo di 3/4. E il brano incide i 3/4 del valzer. Grazie maestro per questo viaggio che io ho avuto la fortuna di avere in versione originale dell'epoca. Adesso andiamo a vedere un attimino anche il disco, il vinile, l'oggetto del desiderio in con la telecamerina, così vediamo un attimino anche i numeretti, appunto, che dicevo prima, per andare a ricercare poi le versioni, ma questo vorrei fare poi una puntata a parte proprio per aiutare agli amici che non lo sanno, perché come non lo sapevo io poi ho imparato, ed è molto interessante per chi colleziona vinili andare a ricercare e sapere di che edizione si parla, se è una ristampa, se è una copia, se è un originale, se è una prima stampa. Sono informazioni sempre importanti che voglio sempre condividere con voi, quindi lasciatemi commenti qui sotto, come sempre, per confrontarci
voglio sempre sentire le vostre opinioni. Eccoci qua col disco tra le mani, una prima stampa italiana. Dunque, per vedere, allora questa è della EMI, e questo è il titolo, Battiato l'arca di Noè con tutti gli animaletti, gli animali che dovrebbero salvarsi con l'arca da questo mondo. E qui un paesaggio col deserto, con le montagne innevate e il cielo stellato. Quel deserto del Katakali, magari, dove le cavigliere risuonano. Questa copia che ho io ha delle scritte dei vecchi precedenti proprietari. Fortunatamente c'è una bella calligrafia, per cui non mi lamento, anzi, potrebbe essere un cimelio, qualcosa di più curioso. Dunque, andiamolo a vedere all'interno. Tanto voglio dire, qui la fa da padrone più che altro la poesia della quale abbiamo parlato già prima. Il vinile lo volevo solamente prendere in mano e farvelo vedere perché, come preannunciato, volevo parlarvi poi di come si riconosce una stampa sul sito Discogs, DiscoGS, dove io vado a vedere ogni volta e mi informo. Ecco qui la calligrafia di cui vi parlavo prima, una bella calligrafia, il meglio, l'arca di Noè. Qui c'è una foto in live, poi ci sono delle scritte in arabo, sarebbe bello sapere cosa c'è scritto, ma non conosco l'arabo. E poi qui sul retro, ecco ancora scritte, Battiato the Best, e poi ci sono i testi. I volontari laici scendevano in pigiama per le scale per aiutare i prigionieri, facevano le bende con lenzuola e i cittadini attoniti fingevano di non capire niente, per aiutare i disertori. E chi scappava in Occidente? Questa è Radio Varsavia. Comunque, ognuna di queste canzoni contiene, come dicevo prima, poemi e immagini meravigliose. Voglio vederti danzare è quella che ha avuto più successo, sicuramente. Ah, un'altra cosa che mi era sfuggita prima, come video promozionale lui fece, andò proprio a girare nel deserto, è un video che gira, se lo trovo ve lo metto in descrizione, un video molto bello dove lui canta 5 brani dei 7 presenti in questo disco. Per quanto riguarda le inner sleeve interne, di cui vi parlavo l'altra volta, ecco, io uso queste e le vado a mettere all'interno della inner sleeve originale, che ovviamente dell'epoca ormai rovinata. Quindi utilizzo queste, che vi lascio sempre in descrizione per chi volesse acquistarle, che sono comodissime. Hanno il taglio rotondeggiante in basso, quindi scendono alla perfezione all'interno della inner sleeve originale. La label della EMI, Radio Varsavia, Clamori e l'Esodo. Clamori e l'Esodo non sono state scritte da lui, non sono state composte da lui, ma da un artista francese, Thomson, se non vado errato, dovrebbe essere menzionato qui tra i crediti. Infatti, tranne Clamori e l'Esodo, i cui testi sono di Tommaso Tramonti, che è lo pseudonimo di un artista francese. Ecco qua, questi sono i numeri di riferimento che vanno messi nel motore di ricerca di Discogs per poter ricercare la copia originale. Ovviamente qui il marchio è già SIAE perché dopo il 79 è subentrata la SIAE, invece prima c'era un altro marchio, Sagem, se non vado errato, però queste cose poi le vedremo magari in un'altra puntata, adesso non mi voglio dilungare e andare fuori argomento. Ecco, sul lato B apre con scalo a grado, appunto, dicevo prima, quando giri lato non puoi fare a meno di fare scalo a grado. E poi ci sono riferimenti come questi, come questo che sta qui, 064 18 597. Quindi sono andato a mettere questo numerino all'interno del motore di ricerca di Discogs, che poi vediamo anche come si fa, e ho trovato ovviamente la versione che in questo caso è originale, prima stampa Italia. Quindi
Battiato, l'Arca di Noè, poesia incisa su vinile. Bene, anche per oggi abbiamo terminato questa piccola puntata dedicata al maestro Franco Battiato, orgoglio della nostra Italia, con questo disco bellissimo, l'Arca di Noè, un insieme di poesia, di immagini, di fotografie di luoghi lontani, di tempi lontani ma comunque attualissimi. Per cui grazie ancora una volta al maestro, grazie a voi che mi state seguendo, vi do appuntamento alla prossima puntata nella sezione musica con le uscite in vinile della De Agostini dell'Arden Devi che stiamo portando avanti. L'altra volta abbiamo parlato degli Slayer e dei Kiss, quindi uscita numero 9 e numero 10. La prossima puntata faremo l'uscita numero 11 e 12, ovvero il Rainbow con Long Live Rock and Roll e i Megadeth con Killing Is My Business. Quindi non mancate al prossimo appuntamento, seguitemi sempre anche nei post dove preannuncio ciò che farò, quindi la community di YouTube ma anche su Facebook, così rimaniamo sempre in contatto. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do un appuntamento alla prossima. Ciao da Domenico e buona musica a tutti. Check the mic and make sure it sound right, boys.